Ciao Pietro, buongiorno. Senti, parto con due cose, una di mercato, anche perché insomma siamo qua per chiudere il mercato, quindi è giusto parlare di questo, e una invece sulla attualità un po' più stringente. Ti si chiede sempre in questi casi che mercato è stato, se avete fatto le operazioni che volevate. La sensazione esterna è che ci siamo però stati due mercati. Un primo mercato in cui l'Empoli anche in tempi rapidi ha fatto delle operazioni mirate per un certo tipo di lavoro e di strategia, e poi a un certo punto, ma ti ripeto è una sensazione esterna, che si sia andati ad operare dei correttivi a questo primo lavoro andando a prendere giocatori funzionali per un qualcos'altro. Quindi ti chiedo se questo corrisponde a verità, e chiaramente mi racconterai anche che mercato è stato. E poi sull'attualità invece vorrei da te un parere su questa situazione che vede mister Zanetti sempre al centro di grandi critiche. Non è una cosa nuova, perché anche lo scorso anno, nonostante che la stagione sia andata alla fine bene e sempre in tranquillità, si è vissuta questa cosa. Adesso siamo sotto una sorta di, non dico un bombardamento, ma di tante critiche alle quali si fa anche fatica poi a rispondere. La tua posizione è quella magari anche della società su questa situazione non gradevole. Allora, per quanto riguarda, intanto buongiorno a tutti e grazie per essere qui questa mattina. Per quanto riguarda il mercato, è stato un mercato molto ma molto difficile, perché voi sapete benissimo che chi rappresenta l'Empoli e chi lavora nell'Empoli, prima di adoperare o prima di in qualche modo andare a fare delle operazioni in entrata, deve comunque vendere. Deve vendere per esigenza, da sempre. Se voi avete notato, rispetto all'anno scorso abbiamo speso anche meno in termini di acquisizioni. Questo perché? Perché ci sono degli anni dove la società ha maggiore bisogno di entrate e di conseguenza noi ci dobbiamo comportare. Da questo poi nascono delle difficoltà, e mi riallaccio alla domanda che riguarda l'allenatore. In questo momento le responsabilità sono più della società che della squadra e dell'allenatore, perché solo nell'ultima settimana abbiamo fatto 4-5 innesti. La squadra in ritiro è partita con 10 primavera. La prima di campionato ci siamo presentati con una squadra, al netto degli infortuni, che quello purtroppo possono capitare, che quando dovevamo ribaltare comunque un risultato, provare a vincere una partita, comunque hai messo dentro dei ragazzotti, ok? Questo per farci capire cosa? Che comunque ci sono state delle difficoltà. Poi le sconfitte vanno analizzate una per volta, partita dopo partita. È normale che dopo un ciclo di sconfitte tendenzialmente si vede tutto nero, ok? Ma il nostro compito è quello di essere lucidi, analizzarle partita per partita, perché se prendiamo la partita contro il Verona, si è perso per un episodio, ok? Che nel calcio ci può stare, e qui sappiamo benissimo che quando si investe su dei giovani bisogna dargli anche la possibilità di sbagliare. Questo lo sappiamo noi, lo sa l'ambiente, lo sapete voi giornalisti, e ne approfitto per dire anche un'ulteriore cosa, che ieri i tifosi sono stati meravigliosi. Perché nonostante le 3 sconfitte, 4 con la Coppa Italia, comunque sino alla fine hanno sostenuto la squadra. Quindi io, sia all'allenatore sia alla squadra, non mi sento di dirgli nulla se non stagli vicino. Questo è un gruppo nuovo che ha cambiato tantissimo. Ha cambiato tanto. Sono solo di entrate ne abbiamo fatte 12 di giocatori nuovi, 4 di giocatori vecchi, ma sono state comunque delle entrate. Quindi abbiamo perso all'interno della squadra delle figure importanti che avevano un peso specifico, perché oltre a quello che si vede fuori c'è un mondo dentro che è altrettanto importante. Quindi oggi siamo in una fase di costruzione, il mercato finalmente si è chiuso, c'è la sosta che in questo momento per noi diventa fondamentale e importante per dei meccanismi che devono crescere all'interno della società, all'interno della squadra, con lo staff e tutto quanto. E quindi io
mi sento di essere comunque ottimista e fiducioso per il futuro. Io ti volevo chiedere a proposito del mercato, il mister ha detto una cosa che mi ha colpito, ha detto noi eravamo partiti per fare giocare un modulo pensando al ritorno di Akpa, poi non è tornato e questo ci ha portato anche a fare un po' di cambiamenti. Vi chiedo quanto vi ha messo in difficoltà questa operazione e soprattutto il comportamento del giocatore, senza stare a conti, chiedo ovviamente di commentare il comportamento del giocatore, però se è stata davvero un'operazione che vi ha scombinato così tanto i piani, il fatto che comunque lui poi alla fine abbia fatto un'altra scelta. No, allora, è vero che noi eravamo partiti nel dare seguito ad un modulo che era nato nelle ultime quattro giornate dello scorso campionato, però ad Empoli non ci sono dei giocatori che possono spostare gli equilibri. L'Empoli ha sempre fatto la sua storia, ha sempre fatto i suoi campionati formando un gruppo, non con i singoli. Lo stesso Akpa l'anno scorso è stato preso l'ultimo giorno di mercato, si aspettava Zurkowski non è venuto ed è venuto Akpa, che inizialmente si pensava fosse un ripiego, poi invece si è dimostrato un giocatore importante. Quindi non è il singolo che qui fa la differenza. Il motivo per cui noi poi abbiamo deciso di cambiare modulo è perché soprattutto nella prima parte abbiamo visto che questa squadra non sosteneva in questo momento questo tipo di modulo e l'allenatore ha deciso di coprirsi un po' di più mettendo un centrocampista in più in mezzo al campo. Di conseguenza, ok, abbiamo pensato di mettere dentro delle mezzali che avessero comunque sostanza e fisicità e dinamismo, perché fino allora avevamo solo delle mezzali o comunque dei centrocampisti di qualità, ed è questo il motivo che ci ha fatto cambiare o aggiungere delle caratteristiche. Ma noi quando costruiamo una squadra la costruiamo cercando nei giocatori l'adduttilità per poter fare più moduli. L'anno scorso avevamo costruito la squadra per fare il 4-3-1-2, ma con dei giocatori che potessero poi fare anche il 4-3-3 o il 4-2-3-1, perché c'erano all'interno anche tanti attaccanti esterni, vedi Bairami, vedi Piazza, ok, così via, vedi Cambiaghi, seconda punta. Stesso discorso vale per quest'anno, cioè noi non costruiamo mai una squadra per fare un modulo e basta, anche perché il campionato è lungo e poi ci sono delle strategie che l'allenatore può attuare a seconda della partita. Ciao direttore. Buongiorno. Una domanda appunto andando più nello specifico, anche collegandomi a quanto hai detto adesso. Sì. Nell'ultima settimana è arrivato un giocatore importante come Malè. Sì. Per farlo però avete dovuto rinunciare a Piccoli, appunto. Sì. La cessione di Piccoli è stata tra virgolette un male necessario per raggiungere lo scopo Malè, o ci sono state altre decisioni fatte insieme anche al mister sul giocatore? Allora, la cessione di Piccoli è stata una scelta, non è stato un vincolo per arrivare a Malè, perché giocando ad oggi con una punta, ok, noi lì abbiamo tre punte, una è Caputo, l'altra è Mattia Destro e la terza punta è un investimento che noi abbiamo fatto, che è un ragazzo del 2003 che si chiama Spendi, sul quale puntiamo moltissimo e pensiamo possa, attraverso il percorso, attraverso il lavoro, crescere. Quindi abbiamo deciso di sfoltire un po' la rosa degli attaccanti, perché giocando appunto con una punta diventavano quattro e poi bisogna allenarli i giocatori. E anche perché all'interno della squadra abbiamo comunque dei giocatori che si possono adattare qualora il mister volesse giocare a due punte. Abbiamo tanti giocatori che possono fare anche la seconda punta, quindi ci sentiamo coperti. Ecco il motivo per cui abbiamo scelto poi di togliere Piccoli e prendere Malè. Ciao Pietro, buonasera. Ciao, buonasera.
si dice, no, che nel calcio parla il campo, poi un tuo predecessore qui in questa sala qualche anno fa, un decennio, 15 anni fa, diceva sempre: l'operato di noi direttori, di noi dirigenti si vede poi nelle sessioni successive, quando a gennaio dobbiamo cambiare molto significa che abbiamo sbagliato le valutazioni d'estate. La sensazione che si respira, insomma, è che forse qualcosa, al di là del fatto che ha spiegato prima le difficoltà nella parte finale, qualcosa manchi in avanti. Parlo di caratteristiche, non di singoli calciatori, di Destro, Caputo o Spendi, che è un ottimo investimento per il futuro. Ieri, per esempio, l'ho detto anche al mister, abbiamo effettuato tantissimi cross nel rigore, però poi mi ha colpito una frase del mister: ci mancano, ci sono mancati e ci mancano i centimetri. Forse è quella caratteristica che manca in questa squadra e dovremo gioco forza adattarci a fare diversamente. Ma davanti o in tutta davanti, la squadra? Davanti, davanti, davanti. Ma Cancellieri c'ha centimetri, Destro c'ha centimetri. È chiaro che in quel momento non giocavano, quindi per forza di cose dovevi attingere ad altre qualità, ad altre caratteristiche. Cioè, io penso che la rosa davanti sia una rosa ampia proprio per caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Cambiaghi lo conosciamo. Cambiaghi è uno che l'anno scorso ha giocato in tutti i ruoli d'attacco, perché abbiamo costruito la squadra con il 4-3-1-2 e lui ha fatto il trequarti, ha fatto la seconda punta per poi fare anche l'attaccante esterno. L'anno scorso ci sono state delle partite dove giocavamo con Cambiaghi, Baldanzi, Cambiaghi e Caputo, quindi dove erano in questi centimetri? Cioè, il problema sta sempre nel risultato, che quando le cose non vanno bene si cerca sempre, si tende sempre a cercare che manchi qualcosa, c'è qualche difetto, che probabilmente oggi ce l'abbiamo, perché se non otteniamo, non abbiamo ottenuto nessun risultato, qualche difetto oggi la squadra l'ha mostrato. Ma il difetto per me oggi è che è una squadra nuova che è stata costruita in ritardo, tra virgolette, ma non perché io o noi non abbiamo lavorato, perché vi posso assicurare che non ho fatto un giorno di vacanza, per i motivi che spiegavo prima. Perché quando tu hai la possibilità in un mercato di comandare il mercato, cioè avere la possibilità di spendere, quindi tu comandi il mercato, fai un tipo di mercato. Quando non lo puoi comandare, i tempi non li determini più tu. Questo è stato oggi il percorso dell'Empoli fino adesso. Ma oggi mi sento di dirvi che la rosa l'abbiamo completata, è forte in tutti i reparti. Dobbiamo dargli il tempo a questi ragazzi con l'allenatore di farla diventare sempre più squadra, proprio perché abbiamo cambiato tanto, quindi anche fra di loro si devono imparare a conoscere, devono convivere, devono vivere certe situazioni, e spesso i momenti difficili servono per crescere ulteriormente, per far sì che certi ingranaggi funzionino. Niccolò Pistolessi, Empoli Channel, buongiorno direttore. Ciao, buongiorno. Le volevo fare una domanda sul calciomercato in uscita, oltre sì. A quei giocatori che sono stati ceduti, sono arrivate delle offerte ufficiali per alcuni giocatori a cui avete dovuto rispondere di no, anche riguardante l'interessamento della Fiorentina per Baldanzi? E poi volevo anche un commento su Simone Bastoni, che è stato uno degli sì. ultimi acquisti di questo calciomercato, ecco com'è nata la trattativa per poi andarlo a prendere. Allora, per quanto riguarda i nostri giovani calciatori, qualcosina c'è stato, ma nel momento in cui noi abbiamo venduto i primi due pezzi, che erano Vicario e Parisi, come era già successo nella precedente sezione di mercato, abbiamo deciso di non sedersi ad eventuali trattative, anche se ci sono stati degli interessamenti.
Per quanto riguarda, quindi questo, cioè, va riconosciuto e va dato atto alla società che comunque noi non siamo, cioè noi per sopravvivere in una competizione così importante facciamo tanti sacrifici. Questo c'è, cioè, da riconoscerlo, ma come lo fate voi, come lo fanno i tifosi, lo sappiamo. E la bellezza di questo posto è questo, cioè nel senso che quando poi si ottengono certi risultati è giusto goderseli, però non dobbiamo mai perdere la nostra dimensione, non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo, da dove veniamo e che spesso possiamo andare incontro a delle difficoltà. Che se guardiamo gli ultimi 3-4 anni, ce ne sono stati anche pochi se vogliamo, perché le cose sono sempre andate bene, le cose sono, cioè difficilmente abbiamo vissuto un momento difficile. Questo non vuol dire che non lo possiamo vivere o non lo possiamo non può venire, ma tutti insieme per il bene comune. È proprio in questi momenti dove bisogna essere lucidi, bisogna essere positivi, bisogna essere ottimisti, bisogna ricercare il positivo anche quando è difficile da vederlo, perché magari i risultati non te lo fanno vedere. E allora tu così stai cominciando a crescere, così stai mettendo un mattoncino per il futuro. E io vi posso assicurare che i ragazzi sono straordinari, si allenano con voglia, con intensità, sono i primi a starci male, sono i primi, cioè, che in questo momento hanno bisogno di tutto il nostro sostegno e tutto il nostro amore. Per quanto riguarda la seconda domanda, Bastoni, nasce dal cambio modulo, come dicevo prima, dall'esigenza di mettere all'interno dei centrocampisti un centrocampista che avesse un po' più di forza, un po' più di temperamento, e quindi abbiamo deciso, così come abbiamo preso Malè, di rinforzare quel reparto con un altro giocatore che avesse quelle caratteristiche lì. Senti, io ho 3 curiosità, se te le vuoi segnare magari, se no perdi. Allora, la prima a destro, quali sono le garanzie che vi ha dato destro? Perché il suo arrivo ha fatto discutere, non è innegabile questo. Poi voglio sapere qual è la trattativa che ti ha complicato di più, ma che ti ha dato anche più soddisfazione. Io penso spendi, però me lo direi tu. E poi una cosa importante, perché mi piacerebbe che arrivasse però dalla tua voce e anche da uno sguardo manageriale, perché una delle cose che più leggiamo e sentiamo, e ci diventa anche difficile poi trasmetterla e spiegarla ai tifosi, è il perché l'Empoli oggettivamente appare come una società che incassa molto, ma spende poco, investe poco. Ecco, mi piacerebbe che tu, come DS, come manager, ci raccontassi, anzi raccontassi alla gente il perché c'è questa gestione che permette poi tutto quello che permette. Allora, partiamo dalla prima. Per quanto riguarda destro, capisco lo scetticismo, perché è un calciatore che l'anno scorso ha fatto poco esternamente, e mi riferisco al campo, ma vi assicuro che internamente è stato uno che ha dato una grossa mano. Ma l'anno scorso il ragazzo è stato anche sfortunato, perché all'inizio lui, come tanti giocatori che iniziano una preparazione, bisognava dargli il tempo, così come agli altri, perché poi ci sono anche la struttura, cioè le strutture diverse, che chi è più basso magari entra prima in forma, chi è invece già una struttura un po' più possente ha bisogno un po' più di tempo. E diciamo che lui all'inizio giocava con continuità, poi si è fatto male. Nel farsi male, purtroppo, è stato un infortunio più grave del previsto, l'ha tenuto lontano dai campi 6 mesi. Okay. La scelta di riprenderlo è perché sulle qualità di destro nessuno lo può mettere in discussione.
perché è il decimo italiano nella classifica marcatori del campionato di Serie A, quindi le qualità le sappiamo. Sul discorso fisico capisco lo scetticismo e i dubbi, ma noi intanto ci siamo sempre sentiti. Il ragazzo aveva una voglia di ritornare, tant'è che è venuto a delle condizioni minime, ok? Proprio perché ha voglia di rivalsa, sta bene fisicamente, perché prima di prenderlo lo abbiamo chiaramente valutato in tutto e per tutto, ha eseguito una preparazione particolare per 2 mesi, cioè lui non ha fatto vacanze e si vede, perché già a occhio si vede che è un calciatore diverso da quello da come si era presentato l'anno scorso. Quindi queste sono le motivazioni per cui abbiamo deciso di prendere Mattia Destro, perché Mattia Destro per noi rappresenta una certezza, siamo straconvinti che lui quest'anno ci possa dare una mano insieme a Caputo e insieme ad un 2003 che per noi ha prospettiva. Questa è stata la scelta per riprendere Mattia Destro. Per quanto riguarda la trattativa, hai detto bene tu, hai anticipato bene tu, è stata una trattativa difficile, lunga, ma la volontà del ragazzo e la serietà del suo entourage ci hanno portato poi a chiuderla alle condizioni che avevamo già prestabilito un mese prima. E non è facile, perché spesso si possono anche incontrare dei personaggi che per forza di cose poi alla fine si fanno condizionare dagli eventi. Invece sia il ragazzo che i suoi procuratori, il suo procuratore, hanno mantenuto la parola data un mese fa, quindi noi nel momento in cui poi l'abbiamo chiuso c'era grande soddisfazione, perché è un calciatore che rientra nei parametri dell'Empoli, giovane, di prospettiva, sul quale volevamo lavorare. Per quanto riguarda l'ultima domanda, l'ultima curiosità che vuoi sapere, che volete sapere, la risposta è molto semplice. È vero che noi ogni anno, come ho detto all'inizio, per andare avanti, per sopravvivere, bisogna per forza di cosa vendere, perché le maggiori entrate di questa società sono le cessioni dei calciatori. Perché? Perché come diritti televisivi noi siamo gli ultimi, ok? Perché i diritti televisivi, c'è una divisione con il bacino d'utenza, cioè noi rappresentiamo comunque una realtà piccola, di conseguenza i diritti televisivi sono quelli più inferiori di tutti, e anche in termini di sponsorizzazioni, di botteghino, cioè comunque la nostra realtà è questa, ok? Unita ad una gestione, perché ogni anno per cercare di vivere certe realtà, cioè la Serie A, comunque le spese aumentano, di conseguenza tante volte le vendite servono per dare una mano alla gestione. Ecco il motivo per cui ci sono degli anni dove magari riesci a spendere di più e degli anni, come magari quest'anno, dove riesci a fare qualche cosa rispetto all'incasso. Quindi capisco che da fuori uno dice: si è incassato 30 milioni, se ne è spesi 5, ma com'è possibile? Il motivo è questo, non è che i 30 milioni se li prende qualcuno, 30 milioni vanno nella società perché ha bisogno magari di una mano per la gestione, perché gli stipendi, perché il settore giovanile, perché Monteboro, perché tutti gli anni gli interventi allo stadio, perché ogni anno cambiano i parametri, quindi tante tante cose. E queste cose le finanzi con le vendite dei giocatori. Ok. Io invece ti volevo chiedere su Baldanzi, perché è un giocatore di cui si è chiacchierato molto, sì, già dalla fine dello scorso campionato sembrava che lo volessero tutti, voi comunque siete sempre stati chiari. Ti chiedo innanzitutto come sta lui, perché rispetto all'anno scorso, dove era il giovane emergente, quest'anno tutti si aspettano che lui si imponga.
nelle prime partite, come tutta la squadra, ha fatto un po' di fatica, quindi ti chiedo innanzitutto come sta. Ho notato ad esempio che rispetto all'anno scorso giochi col Verona e c'ha l'uomo addosso, giochi col Monza e c'ha l'uomo addosso, quindi è anche più attenzionato. E poi, alla luce anche di questo cambio di modulo, lui ha iniziato giocando da trequartista, adesso però cambia modulo, ieri il mister ha detto deve anche imparare a fare altro se vuole diventare appetibile magari per qualche club europeo. Ti chiedo, alla luce di questo, come lo vedi collocato in un modulo con una squadra che comunque, giocando forse un po' più bassa, magari non lo esalta a dovere, deve fare anche lui uno sforzo in più? Ti chiedo, ecco, come lo vedi in generale. Ma per quanto riguarda le aspettative del ragazzo, per crescere deve imparare a gestirle, e per imparare a gestirle deve viverle. Quindi è normale che ogni anno, ma questo vale non per Baldanzi, per tutti, vale per me, vale per l'allenatore, vale per tutti i giocatori, cioè nel momento in cui fai bene è normale che l'aspettativa ti si alza e di conseguenza tutti si aspettano sempre di più. Ma per acquisirle bisogna dargli il tempo di viverle. Per quanto riguarda la questione modulo, sono d'accordo con l'allenatore, perché Tommy anche ieri ha fatto l'attaccante esterno a piedi invertito, ma nel momento in cui c'è la trasmissione di palla, quando siamo in possesso palla, lui poi alla fine va a giocare in quella che è la sua zona, quindi non fa l'attaccante esterno alla Cancellieri, per intenderci, che è magari più specifico, fa l'attaccante esterno a piedi invertito e poi va a giocare anche dietro la punta. Quindi, ma questo è per lui un valore che l'allenatore gli sta cercando di dare, proprio perché tante squadre non giocano con il trequartista, quindi lui deve imparare a poter fare più ruoli là davanti, ma per le caratteristiche potrebbe fare benissimo anche la seconda punta, cioè, quindi è normale che c'è il tempo di adattamento, questo è.